Allora, signor Colonico, buonasera. Innanzitutto è ben visto e rivisto perché, insomma, ha passato una settimana tremenda, giusto? Buonasera, grazie. Sì, passato 6 giorni molto difficili. Ha avuto paura in questi 6 giorni? Di che cosa ha avuto più paura in questi 6 giorni? I primi 3 giorni sono stati molto difficili perché i sequestratori stavano utilizzando di tutto per tirare fuori i soldi, quello che loro volevano. Quasi volevano tagliarmi il dito, orecchie, utilizzarono cose molto aggressive. Poi come, perché è cambiata la situazione? Perché è mutata? Apparentemente qualcuno ha pagato un riscatto, però loro non erano, i soldi che gli hanno entrato non era sufficiente per loro e volevano di più, però già la tensione si stava Abbassando. diminuendo. In tutto quanto è stato pagato di riscatto? Lo che io sento, 100.000. 200.000, che 200.000. lei ha, come dire, recuperato personalmente o è stato aiutato da amici, da altre persone? In questo momento non pote darti questa investigazione, contestazione perché sta un'investigazione della polizia in corso e non posso in questo momento rispondere a questa domanda, però sì, è stato pagato e fino all'ultimo minuto cercavano di volere più soldi. Quando è che ha capito che sarebbe stato liberato? Loro mi hanno detto che già da ieri mattina dovevo stare fuori, però cada minuto cambiava la situazione, più tardi, più tardi, più tardi. Fino a io arrivato ieri sera notte dove mi hanno detto che sta libero e dove mi hanno lasciato in un posto abbandonato. Io ho dovuto camminare solo, quindi ho trovato un taxi. Molte persone hanno pensato che, alcune persone hanno pensato che fosse una messa in scena per scappare dai debiti. Che cosa ha da di dire al riguardo? Mira, la gente che pensa lo che chiede, perché io tengo prova e lo posso mostrare. La polizia in questo momento sta proprio nel mio tavolo, in questo momento stiamo terminando l'investigazione, dove la polizia ha già arrestato due persone e se era una messa in scena e una persona già sta morta, è stato sparato dalla polizia, se era una messa in scena. Non stavano qui in questo momento la polizia, non potevo mostrare perché sono polizia di intelligenza. Assolutamente. E alla E a gente, tu sai, la proposito. gente dice stupidaggini e le bugie, non sai per quale maniera, se gelosia o non sappiamo, però che pensano anche di parlare, stupidaggini, che pensano due volte, perché a rovinare la reputazione di una persona è facile a farla. A proposito di polizia, il ministro degli interni ecuadoriano ha detto che lei è stato liberato con un'operazione di polizia. Insomma, No, delle non due. è un'operazione della polizia. La polizia sta qui in misma in questo momento, non puoi inquadrarla. Io sono liberato dai sequestratori. Ok, senta, un'ultima cosa, diciamo, per la sua città d'origine, Sulmona. Da quanto tempo manca da Sulmona e se le piacerebbe Tanti, tornare? tanti. Pronto, subito voglio tornare in Italia, alla mia città Sulmona, e dare un abbraccio a tutti i sulmontini, ai miei amici, mia famiglia, a tutti questi. A proposito di sua famiglia, la sua famiglia però, insomma, non ha voluto molto sapere della vicenda che l'ha riguardata. Sì, sono andato a intervistare mia ex sposa, che una ex sposa uno può tenere buoni dialoghi o mali dialoghi, e mia mamma non ha voluto dare conversazione per mantenere la cosa più calma, perché non sapeva la situazione come veramente stava, poter dirsi cosa che poteva complicare l'investigazione o non complicare l'investigazione. Quindi presto tornerà ad abbracciare la sua famiglia qui a Sulmona. Pronto, pronto per stare in Italia, molto pronto a sorpresa. Un'ultima cosa invece sul suo progetto in Ecuador. Lei ha già aperto questo ristorante.
va avanti il suo progetto. Tempo fa aveva dichiarato di voler aprire un altro ristorante. Andrà avanti. Vamo aprire vario ristorante, non mi voglio affermare, no, io non guardo il passato, io penso al futuro. Guardare dietro è passato, non regressa, non va a tornare, lo che è passato antes. Andiamo avanti. Grazie Colonico, in bocca al lupo e tanti auguri di pronta guarigione, Grazie a tutta Italia, di la rapido bandiera recupero. italiana è sempre più in alto.